Si chiama Rotta su Napoli, il disco di Mimmo Di Francia con il quale oggi parleremo di musica. Ospite in studio Mimmo Di Francia, benvenuto. Grazie anche. Grazie. Allora, parliamo di questo disco, Rotta su Napoli, che potremmo definire una dichiarazione d'amore. Sì, certamente. Una dichiarazione d'amore alla mia città, questa città della quale ho un ricordo di quando ero bambino meraviglioso e che poi purtroppo mano a mano è andata un po' degradando sotto tutti gli aspetti, sia dalla devastazione edilizia, sia l'inquinamento, e poi anche la malavita organizzata ha preso piede, tante cose negative. Quindi c'è questa nostalgia e poi c'è anche naturalmente però una speranza che le cose possano cambiare. Infatti proprio la traccia di apertura è proprio una dedica alla città e alle sue difficoltà, Canzone in Napoli, nella quale lei fa anche riferimento a Gomorra. Questo, diciamo, fra l'altro è un argomento molto sentito nel bene e nel male da parte della cittadinanza, perché c'è chi si schiera a favore di Saviano e chi contro. Lei che pensiero ha? No, io ho il pensiero, innanzitutto penso che il 90% dei napoletani siano a favore però di Saviano, perché poi lui non è che ha parlato contro Napoli, ha semplicemente descritto un aspetto della situazione, in particolare nella zona Secondigliano-Scampia, un aspetto marcio della città, ma non è che ha preso posizione a favore. Quindi ritengo che siano pochissimi quelli che sono contro Saviano. No, mi fa piacere che soprattutto una persona di intelletto come lei, un autore, sia a favore di Saviano, perché spesso si confonde... No. Quello che lui fa per denunciare, bravo, è assurdo. Il che è assurdo. Spesso qualcuno ha detto: ma lui ha lavato i panni sporchi, ma le doveva in famiglia, non si dovevano lavare se non in famiglia. No, non è vero questo. Lui ha denunciato una situazione proprio per creare i presupposti di migliorarla. Quindi Saviano ha tutta la mia ammirazione. Io reputo Saviano uno dei due o tre italiani più stimabili che ci siano. Questo mi fa veramente enormemente piacere. Ritorniamo al disco, anche perché lei è stato uno degli autori d'amore per eccellenza. La coppia, fra l'altro, Depsa Di Francia è stato un po' come Migliacci Mattone o come altri autori, insomma, un motivo di orgoglio per la nostra città, per la nostra regione. Sì, spesso sì. Infatti Depsa scriveva i versi, qualche volta anche Iodice entrava nella... E poi nella combinazione, e io scrivevo le musiche quasi sempre, però spesso anch'io ho partecipato ai versi delle canzoni, anche se qualche volta non ho firmato. Ma... Proporre la lingua napoletana in questo periodo in cui insomma si sente molto una certa influenza che viene dalla Lega, insomma, spinta da un modo, diciamo, anche da una verve politica, cioè nel rilanciare il dialetto. Il napoletano, che poi fra l'altro non è considerato un dialetto, ma una vera lingua, però insomma è ancora più importante questo disco così fatto in dialetto napoletano. Sì, difatti molti mi hanno detto: ma tu, scusa, perché non hai approfittato del fatto che hai scritto una canzone come Champagne, che è popolare in quasi tutto il mondo, una popolarità straripante, e dovevi inserire anche Champagne nel disco? No, invece no, io ho voluto fare un disco, perciò ho intitolato Rotta su Napoli, tutto di canzoni napoletane. Ho inserito 10 canzoni scritte da me, di cui una parte successi del passato, incisi da Peppino Di Capri, Fred Buongusto, Roberto Muro, Lorenzo Arbore, che sono quelli con cui, specialmente i primi tre, con i quali più ho lavorato. E una parte sono canzoni proprio inedite. In più ho inserito anche un classico della canzone napoletana, Serenata Napolitana. E qua mi colgo l'occasione per entrare in un altro argomento che può sembrare un po' a volte antipatico, perché lei è un poeta. Poeta lo musicista era. Musicista principalmente, però. Musicista, ma anche autore, insomma. Anche poeta, sì. Perché no. Quando si sentono le sue canzoni, quelle insomma tradizionali della canzone classica napoletana, chiaramente ci si inorgoglisce. Attualmente, diciamo, stiamo un po' cadendo anche da questo punto di vista, anche nel campo musicale, sia questo decadimento culturale, insomma, ci sono state tante polemiche con la Piedigrotta, lei stesso ha scritto delle canzoni per il Festival di Napoli, sono risultate addirittura vincitrici, sì. C'è questa, si sente questa differenza, questo decadimento, è solo parlare o è reale?
No, penso sia reale il decadimento. Io, a proposito del Festival di Napoli, ebbi la fortuna di scrivere due canzoni per gli ultimi due. I Festival di Napoli, non tutti lo sanno, furono in tutti 18, trasmessi da Rai 1, all'epoca quando non esistevano computer, videoregistratori, non esisteva Mediaset, non esisteva solo primo e secondo canale. Quindi pensi, il Festival di Napoli si calcolò, mi ricordo, gli ultimi due ai quali partecipai con le mie canzoni, che erano Tu e Me Chiama Amore, si calcolava che avevamo un minimo 25 milioni di telespettatori, perché non c'era altro, la gente non è che poteva vedere il computer, scaricare, fa niente, o vedeva il primo o il secondo canale. Il secondo canale, di solito, quando c'era il festival, anzi no, sempre, faceva trasmissioni scientifiche noiose proprio per non danneggiare l'ascolto, quindi tutta l'Italia era condannata in un certo senso a vedere il festival. Che però insomma, ha prodotto veramente delle grandissime canzoni, da Tusina Cosa Grande a Guaglione, a Sciummo, Desideri e Sole, ma tante me le dimentico, non posso ricordarmele tutte. Le mie due, nel 69 con Tu arrivai quarto, cantata da Peppino Di Capri, e nel 70 vincemmo il primo premio, si svolse nella piazzetta di Capri con Me Chiama Amore, interpretata da Peppino Di Capri e in seconda interpretazione da Gianni Nazzaro. Un disco pubblicato da un'altra eccellenza napoletana, che è la Polo Sud, un'etichetta che molto dinamica. Sì, è molto attenta anche alle produzioni locali, insomma, sì, un motivo di orgoglio anche da questo punto di vista. Si è trovato bene poi a registrare? Mi sono trovato benissimo, loro hanno una meravigliosa sala di registrazione, veramente bello, hanno registrato un sacco di persone importanti, da Massimo Ranieri, Pino Daniele, Tullio De Pisco, insomma un sacco di... questa Polo Sud mi ha dato soddisfazione facendo un bellissimo packaging, come si dice, Infatti. Un disco molto bello dal punto di vista anche estetico, abbiamo registrato in questa sala, ci ho messo molti mesi di lavoro, un lavoro accuratissimo fatto con Piero Braggi, che ha curato gli arrangiamenti. Piero Braggi è il chitarrista di Peppino Di Capri. In precedenza è stato il chitarrista di Pino Daniele, e non molti sanno, anzi pochissimi sanno, che Piero Braggi, quando lavorava con Fausto Leali, scrisse su richiesta di Fausto Leali il testo di A Chi. Ma non lo potette firmare perché non era ancora iscritto alla SIAE. Siccome Mogol aveva il diritto, lo firmò Mogol. Però Fausto Leali spesso in televisione l'ha detto, il vero autore di A Chi non è Mogol ma è Piero Braggi. Va bene, insomma è importante saperle anche le verità da questo punto di vista. D'accordo, allora grazie di essere stato nostro ospite e aver potuto parlare con lei di questa stupenda dedica d'amore alla città. Grazie a voi. Bene, allora con il disco di Mimmo Di Francia oggi abbiamo parlato di musica.